Buongiorno a tutti amici di Doppia Frizione, siamo tornati finalmente dopo uno stop imprevisto del Doppia Frizione Reaction a questo episodio, diciamo XL, per recuperare gli incidenti di 2 settimane fa e per vedere quelli di questa settimana. Quindi possiamo dire che è un episodio XL. Perché comunque sono una ventina di minuti di video. Direi di iniziare subito con il primo video, che è quello di 2 settimane fa. Quindi, settimana 10. Ok, iniziamo. Mi sembra la scoda di guerra. Sì, infatti ha preso fuoco. L'incidente di guerra con la scoda Fabia del Messico, che ha preso fuoco tutto. Estintore, senti. Estintore, dovete proteggervi. Giusto, tu hai detto giusto. Ok, stanno cercando di togliere il fuoco, però dalle immagini che ho visto su Facebook non ce l'hanno fatta. E la macchina è andata completamente a fuoco. Ok, attenzione. Oh, giù dalla riva. Ma cos'è 4x4? Non ci due sulla neve, oh Gesù. Rottola, madonna, come... madonna, si è fatta 50 metri. Barrotto. Barrotos. Botto. BMW è arrivato... velocissimo la curva. E ritorno sulle 4 ruote. Altro BMW. Oh, questo qui è impuntato malissimo. Il limitatore. Perché continua nel dubbio, limitatore, vabbè. Altro C2 nella neve. Cappottone. Sì, ma puoi anche stare calmo, eh. Attenzione, golfino. L'ho quasi ripresa. Sfrizionata incredibile, madonna che tegola. Non sono nemmeno riuscito a vedere che macchina fosse. Sembra un Mazda. Sub, attenzione, drittissima. Dai, Sabino. Orco, ok, Volvo contro un albero. Opel Adam. Ok, dritto. Albero. Non proprio frontale, però era lì. Clio. Vedo già che c'è il ghiaccio. Un botto di ghiaccio. Inchiodatissimo. Vabbè, limitato ancora i danni. Skoda Fabia R5. Ma c'è un pupazzo di neve. Non uccidere il pupazzo di neve. Altro Adam. Sempre stessa curva. E probabilmente senza sempre punto. Questo qui ha preso un bel frontalino. Madonna. Di sotto la macchina. Minchia, Citroen degli anni 90, inizio. C'è un Civic. È un Civic quello. Ok, ha quasi investito la telecamera lì. 207. Senti il rumore però. Interno, esterno bruttissimo. Si è sentito tutto. 106. Piroetta per il 106. Ok. 306 maxi, mi sembra. Saltino. Non ha... La campanatura era un po' troppo grande per quella macchina. Clio. Oh madonna, oh mio Dio. È la mia paura più grande questa. In curva, frenare e non avere i freni, barra andare drittissimi come questo Saxo. Proprio andato giù. Madonna, questa... No, X! Citroen X! Non ho capotato per poco. Ford Escort, liscissimo la barriera. Cosa fa? C'è la fine lì, andate in retromarcia, sei un grande. È giusto, è arrivato alla fine. 205. È un po' altino, Barriere. Partito qualcosa. Un 600. Mi sa che qua è italiano, qualcosa di italiano. Questo qui è capo. Ha distrutto la macchina. Vabbè. Sbattono con i truck. La ruota. Mica è differenziale. Ha perso la ruota.
Senti vuoto come parte. È riuscito ancora a passare il traguardo, è incredibile. È un mostro. Vabbè, in effetti hanno comunque quattro automotrici. Se se ne perde una, magari. Ah, ma che roba! Sì, magari se la telecamera andasse sulla macchina, magari andrebbe meglio, no, cameraman? Tanto che è passato quasi sopra. Ma che bello! Come si alzano bene! È arrivato un po' troppo veloce. Andiamo da una triangolazione. Barriera frontale dall'altra parte col muro. Sarà un Porsche Cup. Tom. Dritto contro il muro. Fermati, fai prima. Old Muscle Cup. Ah, Camaro contro Mustang, mi sembra. Non è riuscito a frenare in tempo. E anche abbastanza. Cioè, nel senso. Mustang su barriere. Mi fa sempre una brutta sensazione questa, vedere delle auto così belle andare contro un muro. Oh mio Dio, questo qui è andato drittissimo. Yes. No, vabbè. Ma non ha tenuta. Mamma mia. Bravo. Non riuscito a tenere. E guarda che vola via. Ok, vedo un Subaru, vedo un GT86, tutti e due dritti, muro. Devi farlo passare il Subaru, puttana Eva. Oh, questo qui è andato super lungo, cioè nel senso ha perso il retrotreno a metà rettilineo. Madonna. Mamma mia. Ah, è il principio di incendio pure. Vediamo cosa è successo. Ma ci sono anche BMW. Che cazzo di cosa è questa? Vabbè. C'è un Silvia. Ok, muro. Ah, ha preso il Silvia. Madonna, che tegola. Ha preso veramente una botta incredibile questo. Ah, da un'altra angolazione ancora. Perde il controllo. Muro. La macchina rossa in mezzo. Non gliene è fregato un cazzo. È passato tranquillamente. E adesso che guardo, forse non è un Silvia. I fari non erano del Silvia, vabbè. Oddio. Non me l'aspettavo, credo che si impiantasse solamente sto furgone. Drittissimo. Perché ci sono dei... Attenzione. 7.20. Cavolo, 7.20 veramente. È già la seconda volta che ne vedo uno. Ok, passiamo alle moto. Ah, moto che continua ad andare contro le barriere. Oddio, che cos'è questa cosa? Asia Road Racing Champions, bello. Ok, vediamo. Tutti giù. Va bene. Tutti giù. Ah, di nuovo. Fanno vedere di nuovo. Non capisco. Perché c'è un ralenti? E perché quello gli è caduto da solo? Infatti. Non ho capito. Non so, cioè, perché questo qui è caduto da solo? Voleva rimanere col gruppo? Si sentiva isolato? Vabbè, è caduto. Sempre stessa curva. Oddio, si sono impiantati in tre. È bruttissimo quando succede. Drapone. Ah, mi spiace, ma non sei Valentino Rossi. Tony Cairoli? Ah, non è Cairoli. È solo KTM. Madonna, questo qui è bruttissimo. In mezzo a cavaca. Che si è lanciato dalla moto questo. NASCAR. Cavaca, subito così. Cioè, Madonna. Muro interno. Un'altra sul muro interno. Potete vedere come il telaio delle macchine assorbano tutto l'impatto. Radiatore ovviamente parte.
L'ha portato contro il muro. Non capisco se non l'ha visto o l'ha fatto apposta. Però ci ha rimesso lui praticamente. Quindi è ritornato in strada. Vediamo qui cosa succede. Ah, sempre lo stesso. Ok, qui è prove del rally cross nuovo. Buckerud che prende fuoco. Questo qui avevo visto che non aveva più freni ed è dovuto andare contro le barriere per frenare, perché sennò prendeva fuoco anche lui. Come potete vedere, la macchina è completamente in fiamme. No, vabbè. Ok, capisco tutto, ma questa qui è una vendetta, Quella che era una vendetta perché gli è andato completamente addosso. È bellissimo sentire i conduttori di queste cose che non se ne frega un cazzo nessuno e che si gasano veramente un botto. Ah, questo qui è arrivato veramente forte contro il muro. Ok, è finito il primo video. Ora passiamo al secondo, che sarebbe quello di questa settimana, dove ci sono i crash del Rally del Messico. Quindi ci sarà Mick, ci sarà altre cose del genere. Ok, come potete vedere subito Mick che cappotta e sul lato, e poi rimetterò a posto. Ci vuole un po'. Ah, non fanno vedere quando... Ah, qui mi sembra che sia ancora Mick che prende... Ah, E poi il cappottone. Evans. Non è Mick. Donna, sì, perché ha preso tipo la sospensione e gli ha dato il giro. Ok, Saxo. Orco. Non me l'aspettavo. È andata su per i monti. Che cos'è? Orca troia! 208 completamente distrutto dagli alberi. In mezzo a una foresta non si sa mai, magari fango, vedete. Boom! Non è frontale contro dei tronchi, non è mai bello. Evo 10. Allora, da una certa parte ha lisciato un albero, poi è andato dritto contro un altro, quindi non poteva farci niente. Mi sembra sempre la stessa rally comunque. Madonna, anche questo qui ha distrutto. Oddio, GT3? No, 991. È probabile 991. Posteriore, miglia, è partita malissimo. Ok, ha ancora limitato i danni. Escort RS. Ok, mi hanno chiamato, quindi ho dovuto stoppare il video. Comunque adesso ci risiamo, siamo con un Ford Escort RS nel fango, quindi immagino andrà dritto contro gli alberi, però adesso si vedrà. Allora, facciamo ripartire. Perde il controllo. Madonna, credevo un po' peggio, però anche così. Drittissimo anche questo. Ok, R5. Dai, ce la fai, hai toccato un pochettino. Che è Lucky? Oh, ciao Lucky. No, maronna, vabbè. Porsche. Oh, madonna, meno male che ha preso l'albero, se no andava a finire. Sto Megane ha fatto un botto incredibile. Anche questa Opel è andata drittissima, ok. Ok, VTEC, attenzione, Civic. Sai che il VTEC non c'è più. Ha tirato giù anche il palo. Che cazzo è? Una macchina di cemento. 106. Ha limitato ancora i danni, come dico. Senti questo 106 come la viaggia. Fango. E dopo come sporchi e dritto contro il cespuglio, fa sempre pena al cuore. Il Clio, Clione, l'ha grattato un pochino il muro, vabbè. Attenzione, Peugeotino dritto nei prati, non è bello quando c'è spettatori così di fianco. Vabbè, riesce a ripartire.
Sembrava strano che non riuscisse a ripartire. Vai, vai, su, forza. No, dai, non ci credo. Non ci credo. Oh, Evo 6. Oh mio Dio. Oh Gesù. Oh Gesù. Così mi ha fatto proprio male al cuore di nuovo. Ok, arrivi sulla neve. Drittissimo. Troppo dritto. E si è aperto anche il cofano. Doveva dare una rinfrescata al motore, no? Sì, quindi sono camera car in mezzo alla neve. Ah, ha preso il saltino lì. Ah, neve e ghiaccio. Che se gli vai contro non è bello. Sempre camera car. Ah, rimbalzino male. Ah, no, non l'ha tenuta. Cappottone. Anche la GoPro non so più dov'è. Oh shit. Ok, wow. Quasi perso il posteriore qui. Qui va dritto. Tira il freno a mano. No, niente, non ce la fa. Nada. Cappottone anche loro. Senza guanti. Ma sì, ma cazzo ce ne frega. Tanto ci sono solo meno 20 gradi. Dritto. Così si inchioda. Ok. Trittissimo. Ok, Saxo. C'era una macchina inchiodata lì e gli è andato contro, va bene. Ok, Caterham. Caterham sul bagnato. No, no. Barriera incredibile. Ok, circuito ancora. Un BMW stradalissimo. Oh mio Dio. Si è dato il giro con l'erba. 206 per questo stradale che è un botto da buttare. Buon, questo qui è da buttare. Vabbè, non che BMW non fosse da buttare, eh. Ok, circuito stradale. Preso un attimino il... E va a prendere. Vabbè, ma questo qui è karma, un po'. Diciamo che perde il controllo, ti riprendi. Se cerchi di andartene, ti ritorna indietro il karma. È giusto anche così. Ok, mi sembra che sia un Ferrari contro il muro. Danni. Sembra il radiatore, anche se sia. Si sia spaccato. Altro 4-8. Porca puttana! Questo è pesante. È un Bentley, mi sembra. Mano a posto. Perso il controllo, è andato contro la barriera. Sempre mano a posto. Qui è Indy, mi sembra. Non ritornare in strada, perché sennò fai un macello. Orco cane, questo qui stava... ok, si è riuscito a fermarsi il GT3. L'altro non so che cos'era. Mano a posto. Ok, 4 in una curva non sono. Non è bello, non è bello. 5 addirittura. Immaginavo che succedeva qualcosa. Quello che se ne va. Ok, è campionato, credo, argentino, brasiliano, roba del genere. Contro le barriere. Ovviamente lì è bello liscio perché piove. Porco cane, questo qui si è impennato contro la macchina. Mamma mia. Dritto dritto. Oh madonna, questi qui sono Opel Corsa incredibilmente modificate. Ciao. L'altra se ne va. Va bene. Si sta scaricando anche il faretto, non va bene questa cosa. Ok, altro monoposto. Sempre in Argentina barra Brasile. Mamma mia. Mamma mia. Così è stato brutto perché stavo più forte per cappottare. Le monoposto non sono così sicure per cappottare, c'hai la testa fuori. Un altro che va a giro. Ok, moto. Quello davanti non lo vedo bene. Quello davanti non lo vedo bene. Oh mio Dio, quello lì ha fatto un wheel inaspettato. È andato contro un altro. Mamma mia. Stars of Tomorrow si chiama questo campionato. Non sapevo che esistesse. Da 6 giri.
Ok, andato super dritto. Ok, motocross. Bellissimo, dritto. È andato ad abbracciare la sua fidanzata. Ok, NASCAR. Ha perso il controllo. Wii. E via. Ok, neve ghiaccio. In realtà è Clio Cup su ghiaccio. Porca vacca. Sono scontrati lì. E quello che... Ah, è Micro Machine di nuovo. Oh! Ho preso un pila questo, che se lo ricorda. Ma io vorrei capire perché si impuntano così tanto ste cose. Mettetegli delle ruote un po' più grandi, un po' di aderenza, no? Ma come puntano? Va, che piroette. Meglio del teatro, ste piroette. Ok. Abbiamo finito, prima che finisca il faretto vi ricordo la vita del faretto, vi ricordo di andare a vedere anche gli altri video che ho fatto, soprattutto quello del Salone di Ginevra che è molto interessante, e vi riporto anche al Rea e al Doppia Frazione Contro Tutti se volete combattere contro di noi, questa settimana mi sembra il 31 forse andiamo a fare un giretto nei kart. E mandatemi una mail a doppiafrizioneblog@gmail.com o.it @gmail.it. Io vi saluto e ciao.